Mister Odescalchi, partiamo dal primo tempo, partita equilibrata, poi è arrivato anche quel gol fortunoso per la Sampier Delenese e l'episodio dell'espulsione che sicuramente ha inciso sulla partita. L'ha cambiata totalmente la partita, l'ha cambiata totalmente. L'arbitro ci ha detto per tutta la partita che avevamo ragione, quindi evidentemente ammette l'errore. Poi il resto non può essere commentabile perché quando la partita poi cambia questa maniera qua, uno in meno, campo difficile contro una squadra già di per sé forte, indubbiamente questo è inciso. Mi dispiace perché ci mettiamo tanto impegno tutti, le squadre, la federazione, il direttore di gara, però poi quando ci sono questi episodi qua così che condizionano una gara in questa maniera qua, cioè la gara è stata palesemente falsata. Senti, da menzionare anche la voglia, il carattere della tua squadra sul finale di gara. Stavate quasi riaprendo la partita e poi la Sampier Veronese ha chiuso i giochi. 3-2 in 9, poi a un certo punto è normale che rispondi Alla al contropiede avversario. Mi fa piacere la reazione, mi fa piacere il fatto che non abbiamo mollato. Mi dispiace più altri aspetti che comunque poi parlerò con i ragazzi perché sicuramente abbiamo qualcosa da correggere. Però ecco, ripeto, il rammarico c'è perché comunque senza l'espulsione del primo tempo poteva essere una partita diversa, poi sei con mano, non si fa niente, quindi hanno vinto loro, complimenti a loro. Grazie, mister. Prego.